impegnato su un settore molto importante, molto difficile in questo momento, insomma, quello della ripartenza, anche perché ci sono delle ripartenze anche forzate in vista, cioè di commercianti che non ce la fanno più e che vogliono aprire lo stesso anche in zona. Beh, c'è un lavoro complesso in questo momento da fare per continuare a tenere in equilibrio la difesa e la tutela della salute, l'accelerazione della campagna vaccinale e una graduale ripartenza di tante attività economiche, soprattutto quelle che sono maggiormente in difficoltà. Nel frattempo mi preme però sottolineare che vanno avanti azioni nazionali e locali di sostegno e di ossigeno alle stesse categorie economiche particolarmente colpite. Nell'ultimo decreto sostegno sono stati stanziati più di 1 miliardo di euro di risorse a favore solo del comparto della cultura, che è stato particolarmente colpito insieme a quello del commercio, ovviamente della ristorazione, dalla pandemia e dalle misure restrittive sanitarie. E poi si stanno continuando a portare avanti azioni come quelle che presentiamo stamattina di solidarietà. La Coldiretti oggi, dopo un'iniziativa presentata a Palazzo Chigi col Premier Draghi, presenta un'iniziativa di 200 addirittura pacchi con 50 kg di prodotti made in Italy da distribuire alle associazioni, tramite le associazioni di volontariato, a famiglie che ne hanno bisogno nella nostra comunità. È un'iniziativa che si affianca a quella del Comune, che con le risorse nazionali ha da ultimo distribuito a più di 1.500 famiglie quasi 400.000 euro di buoni spesa da poter utilizzare per generi e beni di prima necessità in questa fase difficile. Insomma, continuiamo ad andare avanti, cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel, però continuiamo a essere davvero attenti e rigorosi. È davvero l'ultimo sprint, lo sprint finale verso, speriamo, una ripartenza in sicurezza e in serenità di tutte le nostre famiglie e della nostra economia. Come dice il governatore della Regione Campania, De Luca, insomma, per i vaccini non ci vuole soltanto rapidità, ci vuole anche chiarezza, insomma, quanti ne arrivano e quali arrivano. Beh, noi abbiamo fatto una battaglia forte a livello nazionale e a sostegno dell'Unione Europea nei confronti delle case farmaceutiche. Abbiamo rilevato nelle scorse settimane come le case farmaceutiche siano state colpevolmente inadempienti rispetto a contratti stipulati con l'Europa e con gli Stati Uniti. Questo era qualcosa di assolutamente inaccettabile e intollerabile. Si stanno facendo dei passi avanti anche da questo punto di vista, si sono messe azioni legali in campo, anche come il blocco dell'export di alcune dosi di vaccino da parte di aziende che non hanno rifornito l'Europa delle dosi programmate. Stanno arrivando nuovi vaccini, Johnson & Johnson, e altri sono in corso di approvazione. Ecco, è chiaro che bisogna fare di più a 360 gradi. L'organizzazione in Italia ha avuto un cambio di passo oggettivo, è stato coinvolto il Ministero della Difesa, la Protezione Civile, i medici di base sempre di più. Qui a Salerno, a Caserta, in Campania abbiamo dei centri vaccinali che sono di assoluta eccellenza, ma anche nel Lazio e a Roma. È chiaro che è un'azione che deve essere svolta in sinergia, però è l'obiettivo finale è questo: vaccinare quante più persone possibile nel più breve tempo possibile. E invitiamo davvero tutti a una grande campagna di sensibilizzazione sulla sicurezza dei vaccini. Facciamo attenzione, purtroppo, come è stato ricordato, si rischia di morire o si muore di Covid e non di vaccini, per cui davvero diamo un messaggio da questo punto di vista di serenità e di sicurezza. I vaccini sono sicuri, quelli che vengono somministrati, e speriamo ovviamente che si acceleri sempre di più e che possano essere innanzitutto completate le vaccinazioni alle categorie fragili, lo ricordiamo, e poi a tutte le categorie, anche quelle più esposte, per esempio quelle del mondo del commercio. Ci auguriamo davvero che questa pandemia possa finire quanto prima. Un ultimo messaggio importante è stato rivolto ieri agli operatori del mondo del turismo. La Campania vive di turismo in particolar modo, e questo è un segnale importante. Riuscire a fare della Campania una delle prime regioni Covid free da un punto di vista turistico è un obiettivo anche questo centrale per il nostro territorio. Speriamo di riuscire a ottenere questo risultato nel più breve tempo possibile. Innanzitutto questa bella iniziativa, una Pasqua più buona grazie a Coldiretti. Sì, Coldiretti non ci delude mai. Questa volta addirittura con il patrocinio del Presidente del Consiglio dei Ministri svolge questa azione di presenza empatica con la popolazione che soffre una difficoltà autentica. La pandemia è stata una gelata sulla nostra economia, sui nostri rapporti sociali, sui nostri rapporti umani. Vediamo i commercianti che sono afflitti da una crisi e da una disperazione sotterranea che non riescono ad esprimere fino in fondo e sono preoccupati, non sanno dove battere la testa. Insomma, c'è una serie di considerazioni che vanno tenute in campo. Però ora devo dire che c'è la necessità di svolgere un'azione intelligente e ancora difficile, nel senso che ora vediamo la uscita dal tunnel. Con una campagna vaccinale che mi pare stia procedendo bene e che va sempre di più incrementata e va sorvegliato l'incremento, vediamo una prospettiva di risoluzione delle cose.
Allora, con uno sforzo in più dobbiamo tenere duro, dobbiamo essere ottimisti e credo che ne usciremo in via definitiva in tempi ragionevolmente brevi. È stata una pandemia devastante, le scuole, l'economia, i rapporti sociali, come dicevo prima, e questi segnali che per esempio Coldiretti offre alla nostra considerazione sono segnali di una empatia, di una capacità di essere vicini alle situazioni sociali più conclamatamente gravi, di svolgere un'azione di promozione semplice ma fatta quotidiana. Insieme a questo i buoni spese che noi abbiamo erogato in queste ore con il Comune di Salerno, recapitati a casa degli aventi diritto, sono una boccata d'ossigeno che rischia però di essere quasi simbolica. Però se noi immaginiamo di poter uscire da qui a qualche tempo, ragionevolmente breve, di tutto questo, è un segnale da un lato di vicinanza e di ricordo per chi è in difficoltà, dall'altra una speranza di futuro. Ho detto giustamente prima, non soltanto famiglie in difficoltà, soprattutto tanti commercianti in difficoltà. Lei sa che ci sono molti commercianti che vorrebbero riaprire già la settimana prossima anche in zona rossa. È difficile avere parole per queste persone, ma cosa si sente di dire a questi commercianti? Mi sento di chiedere che loro, che hanno dato prova di una responsabilità veramente incredibile, di tenere duro ancora qualche giorno e fare in modo che si possa tranquillamente transitare in una zona che consenta le aperture controllate in qualche modo e un'uscita definitiva dalla pandemia. Noi non dobbiamo sciupare i sacrifici che abbiamo fatto, sciuparli con qualche azione comprensibile ma pericolosa. Chiederò in qualche modo lui anche al governo nazionale per verificare se esistono delle possibilità alternative che possono in qualche modo garantire un'immagine di rinascita e risorgenza del commercio e del turismo. Naturalmente però, ripeto, le scelte che fa il governo sono delle scelte dettate da atteggiamenti valutati su connotazioni di dati scientifiche, e credo che quindi sono degli atti che sono dolorosi nel loro parere e sarebbero indispensabili. Sindaco, proprio dai commercianti è partita l'indignazione in questi giorni per le tante persone in strada, sulle spiagge. Ieri c'è stato una sorta di blitz da parte delle forze dell'ordine, hanno allontanato le persone dalle spiagge, si teme anche per Pasquetta. Lei pensa di dare un'ulteriore stretta proprio per questi giorni, Pasqua e Pasquetta? Allora, c'è una mobilità molto forte in giro. Io ritengo questo, c'è una difficoltà concreta a contenere comportamenti, sarebbe dire comprensibili ma non accettabili da parte della popolazione. Dopo un anno di clausura, dopo difficoltà che si aggiungono a difficoltà, dopo momenti di disperazione, mi rendo conto che si può avere anche un atto inconsulto, un atto sbagliato. Naturalmente noi abbiamo forze dell'ordine contingentate, il corpo di vigili urbani di Salerno è stressato e sottodimensionato come organico. Abbiamo questo rapporto con Prefettura e Prefettura che corrisponde ai nostri desiderata, ma fa i conti anche con l'esiguità delle disponibilità della Prefettura, della Prefettura e della Finanza in quanto uomini. Insomma, è quello che voglio dire io, immaginare un controllo militare del territorio, perché di tanto si sta parlando, un controllo militare, diventa insostenibile proprio dal punto di vista logistico. Non ci sono gli uomini, non ci sono le risorse. Allora tutto cade ancora una volta sulla responsabilità individuale. Ciascuno di noi è responsabile di se stesso e degli altri. Bisogna che si capisca che siamo in una fase vaccinale avanzata e che dobbiamo arrivare integri alla vaccinazione. Dobbiamo fare in modo che quando si è fatto fino ad ora non venga sciupato per qualche intemperanza di ciascuno di noi, comprensibile quando si vuole, ma sbagliata radicalmente. Dobbiamo fare in modo che in via definitiva, fatto questo il grosso del ciclo vaccinale, si possa guardare al futuro con una definitiva certezza. Far passare infatti la linea della tolleranza significa anche abbassare la guardia, si sta facendo tanto per contenere il contagio e diventa tutto vanificato poi alla fine. Nessuna tolleranza, voglio dire, deve passare la linea della responsabilità morale, sarebbe per dire, delle persone.
È chiaro che ci sarà anche la repressione, ci saranno le sanzioni, ci sarà tutto quello che volete, ma la spinta deve essere interiore. Bisogna fare in modo che si capisca che noi stiamo facendo i vaccini, non subiamo tutto per qualche imprudenza, per qualche azione scellerata. Timore che si possa festeggiare Pasquetta sul lungomare orientale della città, in modo particolare sul lungomare Colombo, dove abbiamo avuto una spiaggia ampia dal Rifascimento. Sì, è un pericolo concreto che tenteremo di esorcizzare, ma ripeto, se noi controlliamo il lungomare, questi vanno, quelli più dissennati, se ne vanno, che ne so, al Parco Bellario, se ne vanno altrove, diventa impossibile, proprio materialmente impossibile. Pasqua è stata triste per i salernitani, lo stesso Pasquetta si guarda all'estate per immaginare il rilancio del territorio. Dobbiamo pensare a essere fiduciosi. Lo so che non è facile, lo so che il momento è difficile, ma non dobbiamo perdere assolutamente l'ottimismo. Io sono vicino a tutte le famiglie salernitane, ma lo sono veramente col cuore. Cerco di stare vicino, di ascoltarle e di fare tutto. Ora che questa campagna vaccinale finalmente è entrata nel vivo, con l'arrivo anche del vaccino Johnson & Johnson, stiamo contando i giorni, dal 16 aprile, si potrà essere un accelerato. Ormai abbiamo capito, bisogna accelerare, vaccinare sempre e riuscire a vaccinare più gente possibile, per soprattutto per riappropriarci della nostra normalità ed apprezzare quella vita che avevamo. Io sono certo, sono convinto, ho più un auspicio, che in estate potremo vivere un'estate tranquilla e riaprire tutte le nostre attività per non chiuderle più. Datemi la possibilità di fare tutti gli auguri di buona Pasqua, di una serena Pasqua a voi tutti, tutte le redazioni e a tutti i cittadini salernitani. C'era grande attesa affinché la Campania potesse entrare in zona arancione, di fatto siamo in zona rossa, probabilmente lo saremo per i prossimi 15 giorni, dalla settimana prossima si attende una settimana un po' calda sotto il profilo della tenuta sociale, i ristoratori dichiarano di voler aprire e anche i mercatali hanno dichiarato di scendere in piazza. Allora, capisco assolutamente gli auspici e il sentiment di tutti, è evidente che queste però sono scelte del governo nazionale e che noi, voglio dire, dobbiamo, loro danno la dritta. Io credo che sia sbagliato dall'inizio questa situazione dei colori, giallo, arancione, crea solo stress e destabilizza. Credo che le persone vogliono dei colori, delle regole chiare, precise, puntuali, destabilizza, guardi, sapere che oggi è arancione, giallo e altro. Io sono vicino ai commercianti e agli artigiani, sono assolutamente vicino, cercheremo in settimana di fare delle riunioni con le associazioni di categoria per vedere come stare assolutamente vicino, anzi già l'abbiamo convocata veramente per giovedì, perché massima vicinanza, e chiedo che su questo argomento tutta la politica faccia la sua parte, non bisogna essere demagogici e aizzare commercianti e artigiani che hanno veramente un problema a farlo. Credo che noi dobbiamo stare vicino per quando può fare un amministratore locale e dobbiamo casomai chiedere al governo di pensare e valutare l'apertura. Per esempio, faccio un esempio su tutti, io faccio fatica a capire come un negozio di abbigliamento di uomo e di donna, che se è chiuso nei prossimi 15 giorni, salta la collazione primaverile, può ormai riprendersi con tutto l'esborso che comunque ha della merce che ha acquistato. Allora, casomai, di rivedere queste aperture, perché davvero sono poche. Però, voglio dire, le proteste non devono servire, ci dobbiamo sedere davanti a un tavolo e fare la nostra parte cercando di sensibilizzare i nostri rappresentanti del governo. Un abbraccio forte a tutti voi.